Oh, sto realizzando questo video per farti vedere qual è l'errore e come realizzare il pezzo che devi realizzare. Bene, andrò rapidamente in maniera tale da accorciare quanto più possibile. Cancella con cancel il cubo di default, introduci con maiuscolo A un plane, va bene, quindi con RY90 giri il pezzo, dopodiché che cosa fai? Che cosa facciamo? Cambiamo il renderizzatore, Cycle, andiamo a inserire un materiale e immagine texture, d'accordo, premendo su color, immagine texture, e andiamo a mettere la texture che hai praticamente pubblicato tu sul forum, questa qua, per intenderci. Bene, con Tab entriamo in Edit, con U settiamo l'unwrap, quando andiamo a mettere material vediamo il tuo oggetto, ok? Quindi che cosa facciamo? RX90, giriamo il piano. Come puoi vedere non c'è tutto l'oggetto all'interno del piano, non è un problema, si va a settare, si va a scegliere UV editing, andiamo a richiamare la nostra texture, eccola qua. Poi che cosa facciamo dal piano di unwrap? Andiamo a muovere con GX, andiamo a muovere il nostro piano. Bene, adesso che cosa facciamo? In maniera rapida, chiaramente l'immagine risulta schiacciata, quindi andremo praticamente a prendere in edit mode, ok, andiamo a scegliere maledizione, andiamo a scegliere una volta in edit mode andiamo a scegliere con control tab Legge, d'accordo? Lo allunghiamo un poco. Ok, abbiamo adesso l'immagine su un piano. Ok, con Knife, che cosa facciamo? Andiamo a tagliare tutti quelli che sono i pezzi del nostro modello, della nostra faccia che non ci servono. Io lo faccio in maniera molto grossolana, va bene? Questo è giusto un esempio per farti capire come poter realizzare il modello che devi realizzare, ok? Io lo sto facendo tramite delle immagini, però lo puoi creare anche a livello parametrico senza nessun tipo di problema, ok? Conoscendo tutte quante quelle che sono le varie misure, puoi andarlo a realizzare senza nessun tipo di problema, ok? Faccio dei tagli molto molto grossolani, tanto è giusto un esempio. Ok, andiamo a settare adesso facce e andiamo a selezionare, scusami, andiamo a selezionare quella che è la faccia in più, in eccesso, va bene? Ok. E andiamo a cancellare. Cancel face e rimane il pezzo che ci interessa. Bene. L'errore che tu hai fatto sul pezzo, qual è stato? È stato quello. Cerco di ricreare l'errore giusto per farti capire, ok? L'errore che hai fatto, che hai effettuato, è stato quello di appoggiare facce su facce. Io creo una cosa abbastanza grossolana, giusto per farti capire. Dunque, tu hai appoggiato praticamente delle facce su delle facce, ok? Praticamente in pratica hai appoggiato queste facce su questa. Tant'è che se noi spostiamo abbiamo questa faccia che è immacolata e questa faccia che si appoggia sopra. Bene, il G-code praticamente che cosa calcolerà? Calcolerà la doppia faccia. Quindi che cosa succederà? Questi due pezzi verranno appoggiati. E non è chiaramente quello che tu vuoi, perché il pezzo risulterà molto fragile. Deve essere creato un monoblocco. Per farlo in maniera veloce, speditiva, che cosa? Io mi servo di solito del tasto Knife e vado praticamente a tagliare tutti quelli che sono i pezzi che mi servono, per esempio da un'immagine. Poi, in un secondo momento, mi vado a settare tutte quelle che sono le dimensioni, se magari deve essere un pezzo che deve avere delle dimensioni prestabilite, in maniera tale da ricavare appunto quello che mi serve. Va bene?
cosa facciamo? Continuiamo, io continuo a tagliare, giusto per farti vedere in maniera molto veloce e sbrigativa come andare a realizzare il pezzo che ti serve. Ok. Bene. Continuiamo tagliando pure i pezzi questi qua interni. Ok, knife, andiamo a tagliare tutti quanti i pezzi che ci servono. Bene. Vedi, molto spesso si perde molto più tempo a fare, c'è tutte queste cose qua minuziose, eccetera. Ok, abbiamo tagliato più o meno quelli che sono i pezzi che ci interessano. Torniamo su facce, selezioniamo quelle che sono le facce che dobbiamo estrudere e le estrudiamo. Ok, come puoi vedere adesso le mie facce sono prendo un monoblocco, vedi, tant'è che qua vengono scavate. Ok, bene, continuiamo con il modello. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare spessore a questa faccia, quindi andiamo su Edge e andiamo a selezionare tutti quelli che sono gli spigoli che formano il contorno del mio oggetto. Bene, poi con E estrudiamo. Ok, e con F, premendo F da tastiera, aggiungiamo l'immagine. Cosa metteremo da questo lato? Da questo lato andremo a mettere l'immagine, l'altra immagine che hai postato. Ok, quindi un lato avremo un lato e avremo l'altro lato. Ok, premiamo sempre U, unwrap, torniamo sul nostro modello, andiamo a selezionare quello che è il modello del piano di unwrap, ok, e lo giriamo. Beh, lo giriamo e lo mettiamo in posizione, va bene? Ti ripeto, io sto facendo tutto in maniera molto grossolana, va bene? Quindi con S lo stiriamo un pochettino, d'accordo? Con G lo muoviamo, con S lo scaliamo un pochettino, con S X lo allunghiamo poco poco, va bene. Il risultato quale sarà? Chiaramente il risultato sarà di avere, no, nel nostro modello le facce che tu hai richiesto. Bene. Magari lo allungo un pochettino. Ok. S Y, ok. Magari troppo, poi giustamente con le misure ti orienterai tu. Ok, qui andiamo a appoggiare il cursore 3D. Ok, CTRL A, andiamo a introdurre che cosa? Un cilindro. Ok, il nostro cilindro R Y 90, lo giriamo, con S lo scaliamo, con SX lo allunghiamo in maniera tale che passa da un lato all'altro. Va bene? Ok, torniamo in default e adesso che cosa facciamo? Selezioniamo il pezzo, no? Il nostro pezzo, andiamo ad aggiungere booleana, clicchiamo il nostro operatore e gli diciamo difference applica, leviamo l'operatore e abbiamo fatto il nostro buco in maniera molto semplice, vedi? Andiamo a mettere il nostro operatore nell'altro buco. Selezioniamo di nuovo il pezzo, boolean, clicchiamo sul nostro pezzo e diciamo difference, ok? Applica, tiriamo fuori il nostro operatore. Ok, come vedi il nostro pezzo adesso c'ha i buchi, va bene? Poi tu hai parlato di questo buco che in realtà non è proprio un buco ma è una depressione. Prendiamo sempre il nostro oggetto che abbiamo utilizzato come operatore nell'operazione booleana, lo andiamo a inserire all'interno del buco che tu ci hai indicato, della depressione che ci hai indicato. Ok? Chiaramente io non conosco non conosco le misure, quindi non conosco quanto deve essere largo questo, quanto deve essere profondo il buco. Tu magari con un calibro lo puoi fare tranquillamente. Seleziono il mio pezzo, stesso discorso, boolean, ok. Seleziono sempre l'operatore con il contagocce, differenza, ok, applico e praticamente il nostro oggetto, come puoi vedere, è venuto con un buco incavato.
va bene? Così lo puoi vedere meglio, ok? Bene. Poi tu ci hai detto che qua da questo lato ha un rinforzo, perché giustamente questa depressione aveva bisogno di un rinforzo da questo lato. Ok, niente diciamo di più facile, fra virgolette. Utilizzando sempre il nostro operatore, lo andiamo ad ingrandire, perché chiaramente la faccia di questo supporto praticamente deve avere un certo spessore, per l'appunto. Selezioniamo facce. Questa faccia qua la andiamo ad affogare nel nostro modello, ok? Quindi avremo questo risultato qua. Bene, selezioniamo sempre il modello, andiamo a inserire sempre Boolean, andiamo a settare unione operatore e selezioniamo l'operatore, ok? Dopodiché applica. Va bene, andiamo a selezionare il nostro operatore e lo andiamo ad eliminare. Come puoi vedere, il pezzo adesso ha anche il rinforzo laterale. Se andiamo a vedere il nostro oggetto, i pezzi sono tutti in monoblocco, cioè sono tutti di un pezzo, non ci sono facce appoggiate ad altre facce, sono tutte di un pezzo. Ok, questa è la differenza con il tuo oggetto. Adesso questo oggetto è idoneo a essere interpretato dal G-Code e ad andare in stampa. Ti ripeto, questa qua è solamente una prova veloce che io ho fatto, giusto per farti capire. Adesso tu con il pezzo e le misure cerca di tirare fuori un buon pezzo per essere stampato. Ciao, grazie.